eccoci alla seconda parte della recensione dei miei giochi per la PlayStation 2. Kung Fu Panda. Allora, in questo gioco non c'è molto da dire, però lo consiglio solo ai più piccoli, perché come avventura è buona, però poi vi annoiate subito, non è che vi annoiate, io ho completato, però è seccando un pochettino. Poi c'è Metal Slug Anthology, un gioco sparatutto in cui è inglese e giapponese, con 7 livelli, è super facile da superare. C'è anche il 6, Metal Slug 6, uguale come a quello di prima, solo che è più difficile e ha 9 livelli. Andiamo avanti. Poi c'è Ratchet & Clank Altezza non fonda. Allora, io questo gioco non l'ho mai superato, ma non l'ho potuto mai superare perché già al primo livello, insieme a quello che vi farò vedere dopo, non riesco a completarlo perché già al primo livello mi ammazzano. Io ci riprovo e provo, ma non niente. Lo stesso vale per questo. Sono belli, ve li consiglio entrambi, ma io non li so superare. Ma forse perché non me ne intendo assai di Ratchet & Clank, quindi non lo so, non ve lo so spiegare bene. Poi c'è un gioco bello, Devil May Cry 3, che se non mi sbaglio siete uno che si chiama Dante, che ha una pistola e una spada, se non mi sbaglio, che all'inizio deve uccidere agli zombie. Poi dovete trovare un oggetto o una persona, se non mi sbaglio, ma ha un po' di tempo che non ci gioco e quindi non vi posso dire altro. Poi c'è Ratatouille, un gioco penoso. L'unica cosa bella è che potete cucinare alcune cose e potete anche camminare attraverso il cibo. Una cosa che fa pena di questo gioco è proprio l'avventura, non mi è piaciuto assolutamente. Poi c'è Rayman Raving Rabbids. Allora, un gioco di Rayman un po' simpatico, che mi ricordo che lui stava facendo picnic con i suoi amici, è stato rapito da un cyborg gigante con i conigli, è stato riportato in un colosseo in cui i conigli facevano come spettatori e tu dovevi affrontare dei mostri o animali, non mi ricordo, e devi andare a liberare un tuo amico intrappolato là dentro. Turtles Teenage Mutant Ninja. Allora, questo gioco non mi piace, non mi è piaciuto assolutamente perché TMNT lo batte di molto secondo me. Non mi è piaciuto assai, quindi non ve lo consiglio, lo consiglio solo a quelli che se ne intendono di Ninja Turtles, delle tartarughe ninja, ma non niente, non mi è piaciuto assolutamente. Ecco, poi c'è Harry Potter e Calice di Fuoco. Questo lo consiglio solo a quelli che se ne intendono di Harry Potter, perché a uno che non se ne intende, ma a uno che ci vuole passare il tempo, dice che poi è annoiante, non. Ma i 5 e i 6 sono molto meglio rispetto a questo qua. Quindi vi consiglio il 6 o il 5. Poi c'è Spider-Man Nemici e Amici. Allora, voi potete scegliere quando completate, non completate, se superate un pochettino il gioco, oltre a Spider-Man vi potete scegliere altri personaggi. Sì, è un'avventura un poco buona. Poi c'è Tony Hawk's Proving Underground. Allora, a me questo gioco sinceramente non mi è piaciuto perché già all'inizio, ad esempio, dovevi mettere un due mini rampe in due macchine diverse e tu per completare quel livello tu dovevi superare le macchine con delle mini rampe. Proprio io non ci ho provato assolutamente gusto. Poi ha una grafica che un pochettino lascia desiderare, ma a me non mi è piaciuto assai. Io vi consiglio il 2.
anche se non ce l'ho, ma l'ho visto su YouTube. Poi c'è Grand Theft Auto Vice City Stories. Allora, come Grand Theft Auto è il secondo migliore della Play 2, oltre a San Andreas, perché San Andreas lo batte a questo qua. Ad esempio si possono entrare nei mercati, si può rompere gli oggetti con il vetro, eccetera, eccetera. Sì, bello, con moto belle, le auto pure, una storia buona. Sì, ve lo consiglio. Poi c'è Naruto Ultimate Ninja 1. Io vi consiglio il 3 perché l'1 ha una grafica che lascia un po' a desiderare. Il 3 invece è bello secondo me. L'1 però sì, non ve lo consiglio perché va, ormai è molto superato. Vi consiglio il 3 o il 5? Infatti andiamo al 3. Un bel gioco di Naruto, che ci sono molti, ma molti personaggi rispetto al primo. C'è il quinto Kage, il terzo Kage, il primo e il secondo Kage, ce ne sono un bel po'. Però i 5 naturalmente ce ne sono molto, ma molto, ma molto di più. Solo che su internet non l'ho trovato e non sono riuscito a scaricarlo. Bene, abbiamo finito qui, ci rivedremo. A presto.